Guardatelo bene, è l'ultimo bello di Hollywood. Le ragazze di ogni parte del mondo lo hanno apprezzato, in Tomb Raider, in Dracula, in Attila, e adesso prestissimo sarà sul grande schermo con Joel Schumacher per Il Fantasma dell'Opera. The last playboy in movie industry, l'ultimo playboy. That's Colin Farrell. Quello è Colin Farrell. Colin Farrell è quello, irlandese. Tu sei scozzese? Scozzese. Perché? Irlandese, or he's Irish. Where do you say Irish? Cosa hai detto? Come dici irlandese? Irlandese. So good. Sono molto bravo. Senti, allora adesso l'ultimo grande divo, insomma il tuo momento è arrivato. Finally your moment is arriving to be the number one. Non so se sono il numero uno, ma le cose stanno andando bene. Ho un paio di film in uscita che sono molto molto diversi l'uno dall'altro. Un film piccolo, invece un'altra grande epopea, un musical. Entrambi credo siano fantastici, quindi le cose vanno benissimo. Ecco, abbiamo già detto del tuo passato straordinario di coprotagonista di grandi film, ma questo è Il Fantasma dell'Opera, tratto da un musical, per la regia di Joel Schumacher, sicuramente segnerà la tappa forse fondamentale della tua definitiva esplosione. Non mi piace fare questa affermazione perché non sai mai cosa succederà. Le persone hanno parlato in questi termini di un paio di film già in precedenza, tipo Tomb Raider, Timeline, però di tutti i film che ho fatto finora in nessuno mi sono sentito così orgoglioso, così coinvolto, così sicuro di me quanto mi sono sentito nel Fantasma dell'Opera. Ho già visto una decina di minuti del film girato. Tutti coloro che l'hanno visto hanno detto che è stato eccezionale e che erano commossi e che piangevano. È bellissimo. So che sta per uscire anche un altro film tuo prodotto dalla Miramax, Dear Frankie. Ma quello che abbiamo detto e quello che avranno capito le nostre spettatrici di Off Hollywood, di Re Educational, che tu hai una bella faccia da mascalzoncello, ti si legge sul viso che sei un grande seduttore. Come ti senti rispetto a ciò? Come mi sento a essere cosa un grande seduttore? Non sono un grande seduttore, non riesco a credere che tu mi possa tirare in questo tranello. A New York tutte le ragazze già ti conoscono, Jerry Butler, insomma. I don't know what non so cosa dire a riguardo. Mi piace divertirmi. Trovo molto difficile stare calmo. A volte penso che sia una debolezza, a volte penso che invece sia un qualcosa di molto efficace e potente. Il fatto che io abbia una profonda fede in quello che faccio, in quello in cui credo. E vedi, anche con la mia carriera, non so quante donne possono sopportare di stare un lungo periodo di tempo con uno che sta due giorni a Londra, poi fuori due settimane, poi parte per tre mesi. Al contempo però è divertente. Visto che sei un grande seduttore sei anche un grande cantante, allora abbiniamo le due cose. Qual è la canzone, qual è la serenata che preferisci cantare, che dedichi adesso a tutte le spettatrici di Off Hollywood, di Rai Education? Non è possibile, mi hai teso un altro tranello. Non riesco a cantare, sono molto timido. Two lines, due piccoli. Ok, I'm going to tell you something. I don't ti know dico una cosa, non so se in Italia hanno mai sentito un cantante che si chiama Paul Young, ma io praticamente sono cresciuto con le sue canzoni, l'ho incontrato un mese fa, lui cantava una delle canzoni da me preferite e alla fine ho cantato io per lui perché i miei amici sono amici suoi. Non era certo una serenata a Paul Young, però la canzone può essere considerata una serenata. By the look in your eyes, I can tell you're gonna cry, and is it over me? Basta, non vado più avanti. Jerry Butler, good luck, man. Thank you, myself.